un vero e proprio villaggio dove i giovani ricevono informazioni e supporto per orientarsi e trovare le opportunità giuste per poi entrare nel complesso mondo del lavoro. È il Neet Working Tour che per 2 giorni ha fatto tappa a Chieti, unico appuntamento abruzzese, presso la facoltà di lettere al campus universitario. L'iniziativa nazionale, inaugurata a Torino, è diretta a coinvolgere i giovani Neet, cioè coloro compresi nella fascia di età tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. Presente anche la ministra Fabiana Dadone. Concretamente, come si può orientare e favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di questi giovani? Sicuramente migliorando quello che è l'incrocio domanda-offerta. Su questo in manovra abbiamo destinato una parte di fondi appositamente per l'ANPAL che segua proprio i ragazzi inattivi, però è chiaro che serve creare dei momenti nei quali il mondo del lavoro e il mondo della scuola si incontrino, soprattutto per i ragazzi che non seguono né un percorso né l'altro, perché il problema degli inattivi è che abbandonano il percorso scolastico, quello lavorativo, non riescono a fare reingresso, quindi creare un'occasione per ingaggiarli, agganciarli e mantenere poi un contatto, un canale di comunicazione tramite gli enti locali, le associazioni giovanili del territorio e creare un'occasione proprio di fare rete, penso che possa essere un modello importante, uno dei punti che abbiamo inserito all'interno del piano inattivi elaborato insieme al Ministero del Lavoro, però è chiaro che un piccolo passo iniziale su cui occorre ancora investire molto, serve la riforma dell'orientamento scolastico che è connessa al PNRR, serve proseguire quella sugli istituti tecnici che è sempre connessa al PNRR, oltre ad una serie di miglioramenti per quel che riguardano le politiche attive del lavoro. Come dire, un ponte con le istituzioni, molto gradito ai tanti giovani presenti, come sottolinea Roberto Andreani del Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ci sono tante opportunità, la prima tra di tutte abbiamo l'esperienza, proponiamo l'esperienza del Servizio Civile Universale, qui abbiamo tutti questi ragazzi che stanno facendo questa esperienza, sono ragazzi che impegnano un anno del loro tempo a favore del territorio e grazie a loro praticamente questa società riesce a migliorare alla realizzazione dei progetti che gli enti del terzo settore ci propongono, sono approvati e finanziati. Lorena, perché Servizio Civile Universale? Che opportunità vi dà? Servizio Civile Universale a noi giovani per noi giovani è molto importante, ci dà grandi opportunità di formazione, di inserimento anche a livello lavorativo. Abbiamo una grande opportunità quella di sfruttare questo anno anche a livello poi anche per concorsi pubblici, quindi anche a livelli universitari e inoltre abbiamo anche una forma di rimborso spese che comunque è un buon punto di partenza. Altra proposta importante, la Carta Giovani Nazionale, applicazione che ha avuto un enorme successo, come spiega Marco Ferrari. Pensate che nel primo mese che abbiamo lanciato l'iniziativa sono state scaricate 2 milioni di carte, quindi i ragazzi stanno dicendo che la cosa gli interessa. Ci sono 100 partner che offrono la formazione culturale, la formazione professionale, danno le anteprime delle posizioni di lavoro che hanno disponibili e poi ci sono anche tutta una serie di agevolazioni anche sul termine di prezzo. Ecco cosa dà la carta giovane, accesso.